Premier Silvio Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa sulla stagione Mediaset appena conclusa ed è tornato a parlare di Barbara D'Urso. L'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi alcune ore fa ha tenuto una conferenza stampa a Cologno Monzese durante la quale ha tratto un bilancio per la fine della stagione. Ancora una volta è tornato a parlare di Barbara D'Urso e del suo ruolo in Mediaset. L'AD ha svelato di non sentire affatto la sua mancanza. Barbara D'Urso, Pier Silvio torna a parlare di lei a un anno dall'addio. Questo prossimo luglio sarà trascorso un anno dall'annuncio che Barbara D'Urso non avrebbe più condotto Pomeriggio 5 e non sarebbe più stata nei palinsesti Mediaset neanche per altri progetti editoriali. Il suo pubblico sperava di rivederla a settembre, ma è rimasto spiazzato di trovare, al suo posto, Mirta Merlino. La conduttrice stessa si è detta in più occasioni molto dispiaciuta di non aver potuto salutare il suo pubblico, e di non aver avuto occasione di metabolizzare la notizia. In quest'anno si sono dette molte cose relativamente al rapporto turbolento tra la conduttrice partenopea e l'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Barbara durante la sua partecipazione a Domenica in alcuni mesi fa si era detta ancora, in lutto, per quello che era successo alla sua vita professionale, e ha raccontato a lungo la sua sofferenza dopo anni sotto la guida Mediaset. Nelle ultime ore, durante una conferenza stampa di fine stagione, l'AD di Cologno Monzese è tornato a parlare della sua ex dipendente. Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti, ha ammesso riguardo la prima stagione di Pomeriggio 5 senza la sua storica conduttrice. E non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità. Non ho mai avuto nulla contro Barbara D'Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene. Questo l'augurio di Pier Silvio Berlusconi nei confronti dell'ex padrona di casa di Pomeriggio 5, fedele dipendente dell'azienda per più di 20 anni. Quando era stata ospite dalla collega Mara Venier, la D'Urso aveva rivelato di non voler fare guerra alla sua ex azienda. Il dolore c'è e piano piano andrà via. Per questo per me tornare in Rai è così bello, aveva aggiunto. Poi aveva svelato anche di aver fatto negli anni diverse cose che non le piacevano. Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che a me non piacevano, e agli occhi degli altri era, la D'Urso ha fatto questo, e non è proprio così. Mi venivano chieste e io le facevo. Avrei dovuto dire no, meglio di no.